un rimpianto, sì, di aver comunque in qualche modo imposto anche a mio marito, che condivide le mie scelte di vita da 30 anni, è politico, un compagno come me, che avrebbe invece voluto fortemente avere un figlio, e qui però c'entra molto la mia condizione anche materiale, concreta. Io sono figlia di poverissime persone che ha potuto studiare solo grazie a quello straordinario periodo di lotta e di trasformazione sociale che sono stati gli anni, fine anni 60, 70. E quindi tutta la mia vita non poteva prescindere dal fatto che io non ho mai avuto mezzi, non ne ho tutt'oggi. E quindi anche questo avrebbe significato per la bambina o il bambino essere ostaggio di una serie di condizioni che quando poi si ha a che fare con la galera si complicano ulteriormente.